Più che un incontro elettorale è sembrato una lezione di politica economica la conferenza stampa nel corso della quale Giulio Tremonti ha presentato a Palermo le liste della Lega Nord. In Sicilia ospitano al loro interno esponenti di Lista Lavoro e Libertà, il nuovo movimento dell'ex ministro dell'economia, che non ha risparmiato dure stoccate a chi ha governato l'isola negli ultimi 30 anni. Basta votare i vecchi politici che hanno fatto il male del Sud. Vivono alle spalle del Sud, se il Sud e le isole andassero bene, loro andrebbero male, avrebbero un destino da esodati. Quindi è ora che il Sud voti persone diverse, che faccia i suoi interessi. Nel nostro programma ci sono quattro cose, secondo noi, fondamentali per il Sud. Fate quelle e vede che ritorna a partire. Non si parlano a spaventare la presenza della Lega? Guardi, i nostri candidati non sono leghisti. Guardi, io a Napoli 2 ho come candidato un medico molto ben voluto perché cura gratis le persone, che si chiama Ali Rashid. Gli abbiamo sbianchettato il luogo di origine e abbiamo scritto Bergamo. Le liste della Lega Nord in Sicilia presentano come capolista al collegio della Sicilia Occidentale Veronica Navarra, mentre il sindaco di Limena, Giuseppe Scrivano, guida quello orientale. Il capolista al Senato è invece lo stesso Tremonti, seguito dall'imprenditrice Chiara Zarlocco. Perché i siciliani dovrebbero votare Lega Nord? Perché finalmente c'è una modalità diversa di vivere la quotidianità e soprattutto la politica in uno Stato centrale. Abbiamo bisogno veramente, finalmente, di cambiare. Questo è un programma vero. Noi oggi qui non ci avete sentito attaccare nessun politico, né tantomeno andare avanti con delle logiche diverse da quelle che è il nostro programma. Quando gli è stato chiesto di commentare le parole del leader di Grande Sud, Gianfranco Miccichè, che ha parlato della necessità di riequilibrare all'interno della coalizione centrodestra il rapporto con la Lega, indebolita dalle recenti vicende giudiziarie, Tremonti ha reagito così. Questo discorso dei nuovi equilibri della coalizione. No, ma io non parlo.